Buongiorno, si va a fare colazione, poi oggi tra l'altro c'è meno afa in questo momento, si riesce a vedere un pochino più distante. Oggi la meta è là, io voglio arrivare là, non so se ci arriverò, però ci proveremo. Sei pronto, Nicole? Cammini oggi, eh? Molto bene amici, è il momento della nostra grande passeggiata, siamo pronti per questa missione, guardate la Nicole, perfetta, Prontissima per con la l'occhiaino al sole, chiudiamo la cosa, chiudi la finestra. Guarda con che sovenza, olè, molto bene, riaccendiamo qua il baracchino. Bene, pronti per partire. Alla fine abbiamo abbandonato la via impervia di sassi fatta sul lungomare. Abbiamo preso lo sterrato. E voilà. Allora, siamo arrivati alla torre. Da qua su si vede anche l'aeroporto, che è dall'altra parte rispetto a dove siamo noi. Ma ve lo faccio vedere ancora meglio perché adesso noi saliamo su per di qua, per questa bellissima scala Pioli che ti porta in cima alla torre, dove poter fare le foto che tanto la Nicole voleva fare. Bella a tutti ragazzi, allora adesso siamo saliti sulla torre, mi metto qua nell'angolino dove c'è un pochino meno vento, così mi sentite meglio. Cosa c'è di bello da vedere praticamente? Intanto qua davanti, in alto, i lucchetti diciamo degli innamorati, poi si vede che qualcuno è arrivato, è rimasto sprovvisto di lucchetto e qui c'è la mossa simpatica. Vabbè, va, lo facciamo con una graffettina, attenzione perché questo amore, se io faccio così, lo sciolgo. Quindi questo amore è molto fragile, attenzione. Poi, sempre da qua sopra si riesce a vedere appunto, come vi dicevo prima, l'aeroporto qua di fronte a me. Come potete vedere, quella è la pista e quelle sono le strutture dell'aeroporto. Poi, dall'altro lato invece, da questa finestra, vediamo le strutture del porto dove siamo stati ieri e il nostro albergo che è quello lì al centro. Che altro dire? Niente, dopo c'è una bellissima vista sul mare e adesso scendiamo. Bella, amici, adesso vi faccio vedere una cosa bellissima, tipo il bagno turco, una roba del genere. Si apre,
chi entra qua dentro. Allora, vi dico, qua sotto è tutto di sassi, ci sarà un'umidità del 200%. Io non capisco che cosa ci sia di bello in queste cose, proprio. Non capisco chi dice che c'è chi spende anche dei soldi magari per fare queste cose, Madonna santa. Usciamo prima che muoia. E così si conclude il nostro periodo qui ad Arbatax. Qui abbiamo trovato tutto quello che speravamo di trovare: accoglienza in pista, un albergo completo, un personale sempre all'altezza della situazione e del posto, con le giuste attenzioni, un servizio che addirittura a volte mi ha sorpreso. E sia chiaro, lo dico in senso positivo. Che dire, domani è già ora di un nuovo volo, è ora di Alghero, ma questo è tutto un altro video.